Come al solito, buona la prima. Ciao, sono Ambra e oggi sono con voi per farvi un video buffo, fondamentalmente è un mini haul fatto da Sephora. E volevo condividere con voi questi tre acquisti, uno necessario, uno sfizioso e uno totalmente inutile. Cioè, me lo sono ritrovato tra le mani e ho detto, perché io ho comprato questa cosa e ora vado a farvi vedere cosa. Non prima però di aver fatto un po' di sana polemica. Allora, io dentro questo sacchetto ho una roba come, non lo so, ma 120, 130 euro di materiale. E vorrei gentilmente mostrarvi i campioni ricercati, costosi, ponderati sulla mia persona che Sephora ha regalato, come al solito. Allora, il primo campioncino è questo, ovvero un mini campione Dior, il Dream Skin Advance 1. Poi mi ha regalato Sephora, per farmi testare con cura, un cartoncino Click and Collection, e mi dice di acquistare online. Beh, grazie, un cartoncino è sempre utile, se sai, ti muove una sedia, lo infili sotto, fa un minimo di spessore, grazie. E ok, e basta. Mi salta all'occhio qualcosa? No, voglio dire, io quando compro nelle profumerie di privati, mi viene da fare il paragone con Manuela, mi riempie di campioni come se finisse il mondo, e so che lei, a differenza di Sephora, quei campioni se li paga. Sephora, sei il gruppo più potente a livello cosmetico al mondo, e regalali due campioni, cosa li fai? Li metti da parte per legarli alla zia Natale, a Capodanno e a Pasqua? Va bene, oggi sono in vena di cattiverie, come potete vedere dal mio look così un po' tetro, un po' struggente. Parto però facendovi vedere le tre cose che ho comprato. La primissima è di necessità virtù ed è un prodotto che vi mostro, ma avete già visto negli anni del mio canale, e ve lo faccio rivedere perché devo tessere le lodi a questo correttore. Qui è Radiant Creamy Concealer di NARS, come sapete è uno dei miei prodotti top pazzeschi, l'ho finito di recente. Come molte di voi mi avevano suggerito, avevo rotto la confezione per prelevare ulteriore prodotto e questo mi ha garantito diverse applicazioni successive, quindi grazie per i vostri consigli sempre graditi. Comunque questo correttore ha un costo di 30 euro, quindi molto molto caro, ma devo dire che è il migliore che abbia mai provato finora. Per come al solito l'ho riacquistato nella versione custard perché è questo sottotono perfetto per il mio incarnato. Vedete che è un tono molto simile al mio incarnato, ma al contempo vira leggermente al giallo. Questo mi consente di andare a spegnere cromaticamente l'alone scuro, grigiastro, comunque violaceo della mia occhiaia. Io lui l'ho usato anche d'estate senza fissarlo con la cipria e a me garantisce una coprenza totale, una durata estrema, non si fila nelle pieghe ed è veramente a effetto nudo. Costa tanto, è vero, però dura anche moltissimo nei mesi, anche se applicato tutti i giorni, proprio perché è un prodotto estremamente pigmentato, quindi le quantità da applicare sono minime, e è un prodotto che adoro, consiglierei a tutti, a meno che voi non abbiate una pelle tendenzialmente troppo secca nel contorno occhi, perché può creare qualche problemino di aridità. Questo l'avrete capito, è giusto un haul al volo per tenervi un attimo di compagnia e fare due chiacchiere insieme. Era tutta la vita che aspettavo questo momento, sono arrivata tardissimo, ma allora, non ho mai comprato questa palette e ora che l'ho in mano dico, come diavolo ho fatto a vivere senza? A parte che è stupenda. Il packaging è straordinario, non mi dilungo perché è molto conosciuta, ci sono review su review, però devo condividere con voi la gioia di possedere questo gioiellino nelle mie mani. Come ho fatto io finora a non possedere questo raro esemplare di Sweet Peaches di Too Faced che tutto il mondo ha e io non avevo? Non ho idea, è meravigliosa. Sono stati geniali, già i packaging di Too Faced sono inequiparabili per quanto mi riguarda, giocosi, adolescenziali ma al contempo davvero ricercati, divertenti, ma lei è la cosa più bella e profumata di pesca che io abbia mai
Beast. Sapete che vi ho sempre parlato dalla sua preview, dalla sua primissima uscita, in termini molto positivi di questa palette per quanto riguarda intanto il packaging, che sapete è un po' uno dei miei lati deboli, soprattutto anche la gamma, la scelta cromatica di questa appunto palette, il profumo, tutte le caratteristiche organolettiche ricettive di lei, però non l'avevo mai acquistata e niente, sono veramente felice di poterla usare. È un pezzo da collezione questa, veramente. Io ho la chocolate e devo dire che anche se non la uso più ultimamente, come facevo appena acquistata, è veramente già un piacere averla lì sulla postazione. E poi è un profumo delizioso, non vedo l'ora di usare questo colore qua. Ok, veniamo al punto dolente della cosa. Io mi innamoro di cose a caso. Mi innamoro di cose a caso e compro non cose a caso in realtà, perché le cantonate non è mio solito prenderle, sono diventata molto più astuta nel valutare quanto un prodotto possa offrirmi o meno, però un giorno mi sono imbattuta in questa nuova uscita, la Hoola Light di Benefit, e me ne sono innamorata e l'ho acquistata. Solo a casa, con luci idonee, io l'ho swatchata. Allora, parliamone. Vabbè, il pack è sempre il classico di Benefit che ricorda la Hoola, la precedente. Questa è appena uscita proprio in negozio, una novità assoluta. E si chiama Hoola Light, quindi la versione della classica Hoola, però in versione più chiara, quindi il che mi fa pensare che sia una terra. E dietro le indicazioni dicono Sun Kiss Me Quick, Sleep This Matte, Light Bronzer. Quindi questo è a tutti gli effetti un bronzer opaco e chiaro. Benissimo, da mettere su tutta la faccia, to instantly warm up your complexion, per avere questo effetto appunto baciato dal sole, riscaldato. Benissimo, vabbè, pennellino in dotazione che io amo un casino, come al solito in questo caso, come al solito lo uso, lo inserisco nella pochette, anche perché diciamo in quanto costano questi prodotti devi massimizzare la resa. Questi io comunque li trovo eccezionali come pennellini, li metto in pochette, sono ottimi per terra, blush, perché hanno una dimensione compatta, ma le setole non sono dei giocattoli, hanno la funzione di un pennello vero e proprio. E poi abbiamo lo specchietto all'interno e il prodotto in questa confezione. Allora, God. Come mi è venuto in mente di prendere questa roba? Non ne ho idea. Però ora ve la vado a swatchare e voi mi direte come diavolo dovrò usarla io. Anche i migliori sbagliano. Ho passato, cioè, non si vede nemmeno lo swatch. Io veramente, lui mi parla di bronzer chiarissimo, però come potete vedere la consistenza, la chiarezza è quella di una cipria. Il tocco è vellutato, la sfumabilità, vedete com'è setosa, è ottima. Questa è una cipria. Diamine, ho comprato una cipria pensando di avere una terra chiara. Va bene, proviamo sul viso. Io oggi sono già truccata, però insomma, andiamo a provarla, vediamo un po' cosa esce, se si vedrà qualcosa. Dove posso infilarmela? Qua. Sono perplessa. Allora, mi rendo conto che per gli incarnati pallidissimi, questi incarnati diafani, cosa c'ho in fronte? Cos'è? Un rossetto? Vabbè, copriamo anche con questa. Mi rendo conto che per gli incarnati pallidi e diafani può essere veramente la soluzione vincente, però io non capisco dove diavolo me la dovrò infilare prossimamente perché è veramente chiara su di me. Forse sì, per scaldare leggermente i bordi, andare ad affinare un make-up o a sfumare una terra un po' più scura. Boh, ditemi voi se vedete qualcosa in questo momento. Ora provo sull'interno braccio a sfumarla un pochino, voglio vedere se... Una cipria, questa è una fucking cipria. Questa è una cipria dove però c'è scritto terra in cima, quindi boh, fate voi, insomma, per concludere, tutto mi farebbe presagire che questo sarà un flop, però vedete che un po' si vede dove l'ho sfumata a cavolo.
Però non ho idea, la testiamo con calma. Boh, ci sta che io fra un mese vi faccia il video dei bocciatissimi a Celei, ci sta che faccia il video dei prodotti pazzeschi, tra l'altro appena uscito ieri, quindi andatelo a vedere, e ci sia lei, perché effettivamente è un prodotto davvero multifunzione, perché come vi dicevo può scaldare un incarnato, aiutarvi nella sfumatura, qualora abbiate una terra un pochino troppo scura, basta miscelarle, avete la nuance perfetta, potete usarlo come cipria nel caso siate scura, un incarnato medio scuro, magari. Oh, vabbè, comunque ciao, sono Ambra e io ho comprato questo bronzer qua. Va bene, dai, questo video nasceva come avete visto proprio per far due chiacchiere in velocità. Ora torno alle mie cose. Spero di non avervi traumatizzato troppo con questo mio fare polemico in apertura video. Ma è una cosa che non concepisco, ragazze, perché vedo che anche se spendi 350 euro di prodotti da Sephora, ti viene dato il cartellino pucciosino o il profumino o il click for sale, il cartellino. Cioè, la trovo una mancanza di rispetto nei confronti del cliente, una mancanza di intelligenza, perché tu non vai a fidelizzare il cliente, non lo so, mi dispiace un po', ecco. Vedo che ci sono proprietari di profumerie indipendenti che, nonostante paghino tutti i campioni, sono ben lieti di far provare alle proprie clienti delle mini size, quantomeno. Perché? Perché non è che vogliono fare i regali, si sentono buoni e sono sotto Natale, tutti sono più buoni a Natale. No, perché è una mossa di marketing, dai la possibilità alla persona di provare almeno per 2, 3, 4 applicazioni un prodotto, di farselo piacere e farlo tornare possibilmente in negozio e riacquistare la full size. Non ci vuole mica un genio, dico io. Va bene, vi mando un grosso bacio, come al solito noi ci vediamo alla prossima. Se vi interessa qualcosa di questo look trovate tutto qua sotto. Hasta la victoria sempre, statemi bene. Un bacione.